Benvenuti da Matteo Miserocchi, siamo qui alla Comac di Forlì, concessionario Renault, Cri, Kia e Dacia per la festa di Buon Natale, festa di Buon Natale che vede tante motociclette come protagonisti. Loris Reggiani, campione degli anni 80-90 a Forlivese di moto, a lui chiediamo come sarà la MotoGP senza Valentino Rossi. Non lo so, sono curioso, aspetto di vederla. Però diciamo che purtroppo siamo già un po' abituati, perché è un paio d'anni che Rossi insomma latita sul podio, per cui era già l'ultimo anno sicuramente, certamente quest'anno il 2021 è già stato un mondiale senza Rossi. Non ci sarà proprio più fisicamente, vediamo se i telespettatori davvero caleranno così come si dice oppure no. Io credo che alcuni non guarderanno più la televisione, ma non saranno poi così tardi. Rossi lascia 4 suoi figli, Bagnaia, Morbidelli già fermati, Marini e Bezzecchi sulla rampa di lancio, tutti formati dall'Academy WR46. Possono anche emularlo dal punto di vista mediatico? No, non ne vedo di questi qui che possano emularlo dal punto di vista mediatico, ma non ne vedo nel mondo per il momento. Forse uno che poteva farlo avevo pensato che Marquez sarebbe stato un erede di Rossi anche a livello mediatico, poi quella roba che ha fatto nel 2015 secondo me lo ha devastato a livello di tifosi, quindi non riuscirà più. Vediamo il futuro, non so, io non vedo, i piloti che vanno forti in questo momento nella MotoGP sono un po' il contrario di Rossi, sono delle persone che fino a qualche anno fa si diceva quello non può andare perché è troppo buono. Mi viene in mente il vincitore del mondiale, perché Quartararo è una di quelle persone talmente buone e timide a sentirlo parlare che mi viene da dire non può andare forte in moto. Morbidelli un altro, Pecco Bagnaia è un altro, di queste persone molto umili però velocissime, quindi hanno sfatato un mito che aspettavo da tempo che venisse sfatato, perché io non ci avevo mai creduto a quella cosa. Fanno fatica a creare dualismi. Invece cosa possiamo aspettarci dai Romagnoli? Enea Bastianini, che sembra fortissimo, Dovizioso, che è da riscoprire, avrà la M1 ufficiale, non la M1 specifica B che ha avuto quest'anno, e Bezzecchi. Allora, Bezzecchi aspetto di vederlo, è andato fortissimo nella Moto2 e come era andato fortissimo nella Moto2 Bastianini, mi aspetto che vada altrettanto forte anche in MotoGP. Quindi diciamo che siamo messi bene a livello di Romagna e quindi sì, fortissimo. Bastianini quest'anno mi ha stupito molto di più di quello che mi aspettassi e quindi lo aspettiamo al varco. Mi auguro tanto bene, e Dovizioso con la moto ufficiale, che era un po' l'M1 ufficiale, che era un po' il sogno degli ultimi suoi 5 anni di carriera, io spero che riesca a tornare ai vertici. Dopo quasi un anno di assenza, però nel moto mondiale di adesso la vedo molto dura, perché fra il primo e l'ultimo ci sono forse meno di un secondo al giro, quindi sono distacchi talmente risicati che recuperare gli ultimi decimi diventa veramente difficile.